Come spesso succede a Monza, lo spettacolo non è mancato. Nella prima gara del Dell'Orto Round Chiv, riservata alla Super Soc 600, a correre da protagonisti sono stati quattro piloti. Il 27enne russo Vladimir Lenov ha caratterizzato con la sua guida aggressiva e redditizia le prime otto tornate, dando spettacolo insieme al campano Dino Lombardi e al corregionale Nicola Morrentino, con sorpassi e staccate al limite, soprattutto con il primo, voglioso di riscatto dopo la sfortunata prova di Misano. A due giri dal termine, però, Lenov è stato sfortunato protagonista di una caduta all'ingresso della variante Ascari, che ha spianato la strada ai due rivali. Sembrava che dovesse essere un duello per la vittoria della gara, e invece, proprio all'ultimo giro utile e grazie ad una serie impressionante di giri veloci, ad unirsi al gruppetto di testa è stato il 19enne toscano Federico Monti. Con la sua Yamaha R6 si è rivelato l'assoluto mattatore della fase finale. Risalito forte dalle retrovie, Monti si è prima accodato ai due, poi alla staccata dell'Ascari è stato protagonista di un sorpasso da manuale, sopravanzando in un colpo solo sia Lombardi che Morrentino. Tornati sotto al termine del lungo rettilineo prima della parabolica, i due però si sono dovuti arrendere al toscano proprio all'uscita dell'ultima curva. Monti ha passato all'interno Morrentino, il più bravo dei tre, in inserimento, che a sua volta ha perso aderenza, rischiando di finire in terra e rallentando Lombardi, che lo seguiva ad un passo. A passare per primo, quindi, sotto la bandiera a scacchi, è stato Federico Monti. In sede di verifiche, però, ecco un altro colpo di scena. Monti è stato escluso dalla classifica a causa di un'irregolarità tecnica. Quindi la vittoria è andata a Nicola Morrentino davanti a Lombardi e Giuliano Gregorini. Da segnalare al secondo giro l'incidente che ha visto coinvolti Francesco Cocco e il vincitore della gara di Misano, Riccardo Russo. Allora, sono partito bene, ero nel gruppo di testa, eravamo in tre, lottavamo io, Lombardi e il russo. E dopo la caduta del russo mi sono girato dietro, erano due giri dal termine, ho visto Monti, era abbastanza lontano, allora ho detto ce lo lottiamo solo i Lombardi. Poi ho visto la scala, è uscito Monti, ho detto da dove è uscito, e ci ho provato fino all'ultima curva, però ho perso aderenza e non me la sono potuta giocare fino all'ultimo metro. E ringrazio la mia famiglia, il mio team, tutti i miei sponsor, e dedico questa gara al mio compagno di squadra che si è fatto male venerdì mattina. È stata una gara più difficile di quanto pensassi. Volevo partire davanti e cercare di fare il mio ritmo e di andarmene. Purtroppo questo non ho potuto fare perché c'era il russo che andava davvero, davvero forte, staccava forte e entrava veramente bene in curva. Infatti poi mi dispiace che è caduto. Eravamo lì, io e Morrentino, che ce la giocavamo per la vittoria fino all'ultimo giro. Mi ero fatto una strategia in testa, però purtroppo non avevo visto Monti che arrivava, e colgo l'occasione per congratularmi con lui perché ha fatto una gara davvero bella. Peccato per il terzo posto, volevo vincere come del resto gli altri piloti, però purtroppo un piccolo errore ho fatto all'ultimo giro ed è andata così. Il terzo posto non è male, serve comunque da morale per la squadra. E vorrei ringraziare il mio team, il team Martini Corse, il mio manager Claudio Quintarelli, i miei genitori che mi aiutano e fanno tanti sacrifici per farmi correre, il mio preparatore atletico e tutti quelli che mi seguono.